Allora, precisiamolo, nel pieno rispetto delle forze dell'ordine che mi hanno dato pochi minuti, volevo solo con la museruola rappresentare un dissenso nei confronti di chi, consentitemi, cinema è cresciuto, pane e cinema, ma con gli autori come Fellini, come Kurosawa, come Bergman, come Luigi Comenci, come Mario Moli, come Dino Risi, che mi mancano. Allora, se questo festival ha un significato, visto che è la decima edizione, tra l'altro c'è un calo di vendita di meno 21.000 biglietti rispetto allo scorso anno, e proprio questa sera l'organizzatore ha dichiarato che è un calo astratto. Cioè, la classica dichiarazione dell'italiano, cioè c'è un calo del meno 21%, è un calo astratto. Allora, se noi portiamo all'attenzione dei ragazzi giovani un film come Game Therapy, con tutto il rispetto della realtà YouTube, ci mancherebbe altro, ma YouTube non è cinema, YouTube è YouTube, il cinema è un'altra cosa. Se io parlo di Marcello Mastroianni, se io parlo di Alain Delon, se parlo di Luchino Visconti o Rossellini o Anna Magnani, nulla a che vedere. Quindi il senso del cinema, che dovrebbe rappresentare anche la voglia di crescita della persona giovane, con un film che secondo me è veramente la morte del cinema. Quindi io mi voglio appisolare simbolicamente, garantendo anche le forze di polizia che me ne vado al più presto, però fatemi dormire qui disteso a fianco a voi in dissenso di un festival che per me è morto, perché se un festival mi porta un film del genere è un festival morto. Questo è quello che penso. Poi ovviamente c'è